Questo è il risultato una volta finito, quindi tutto verniciato in nero. Da dentro lasciatelo rimanere perché non serve. Quindi continuiamo con il nostro cablaggio dei fili. Questa cassa si potrà collegare anche, diciamo, a quella del computer, quindi quelle amplificate, mediante un cavo jack. Siccome le casse del computer sono già amplificate, quindi il cavo jack corrisponde così, questi fili che sono senza la copertura da fuori sono quelli della corrente, mentre quelli ricoperti sono quelli per l'audio. A noi, siccome dobbiamo mettere direttamente una cassa amplificata, dovremmo spellare tutti e due i cavi insieme e collegarli tra loro. Che poi ci dà l'eccesso per togliere i cavi dalla copertura. È consigliabile l'utilizzo di un taglierino perché è molto scomodo, quindi lo mettiamo qua. Facendo così i cavi non si spezzeranno. Per quanto riguarda il cavo dati, questo nero, con un po' di pressione con le unghie oppure con i denti, si può semplicemente togliere. Dopodiché prendiamo un paio di forbici e tagliamo via l'eccesso dei fili. Questi fili poi andranno collegati al positivo e negativo dei nostri morsetti qua fermacavi. Però da fare attenzione che per collegarlo dovremmo fare prima un altro buco con il trapano su questa parte, a fianco agli interruttori, gli altri due fori, un altro foro che ci deve passare il cavo, i fili, tanti fili del cavo jack, quindi questo rimarrà così da fuori. Quando ne avremo bisogno di usarlo, i fili usciranno fuori e poi li rimettete dentro. Potete mettere anche una molla se l'avete. Quindi iniziamo a fare un foro. Qua sotto c'è il trapano. Che da qua ci passano tutti e due. Ok, poi si rifinisce meglio con un altro po' di vernice. Quindi alzati. Prendiamo i cavi e li passiamo da dentro. Thank you.
Prendete il cavo jack con i cavi più grossi che avete in modo tale da sfruttare tutta la potenza delle casse. Prendiamo i telecamenti. Usciamo i fili. Ed con un cacciavite a taglio. Andiamo a spellare prima questo, che è il negativo. E poi il positivo. Ok, da notare che abbiamo staccato due fili. Qua ce n'è uno. No, tutt'altro, bello. Quindi qua poi lo vado a saldare prossimamente. Ed iniziamo a passare prima l'interruttore da sotto. Ok. Ed colleghiamo i cavi per stare sicuri che inizio non se ne vengono. Prendiamo una chiave a pappagallo e diamo il nastro. Passiamo anche l'altro cavo. Ed ora procediamo a fissare le nostre casse. Serviranno dei chiodini da 5 mm. Allora, questi. Ed un martello. Questo è il primo che è venuto davanti. Allora, con lo prendete di un metro. Quindi con un metro andiamo a calcolare su per giù 2 centimetri dal bordo superiore. Allora, vediamo quanti centimetri stanno, cosa facciamo prima. Allora, qua ci sono quasi 5 centimetri. Quindi da questa parte ecco, quasi 5. Thank you.
andiamo per terra. Si è entrato. Ok, uno, e facciamo questo per, mettiamo tre chiudi per lato. Lo stesso, quasi 5. Non li fisso tutti perché ora li devo togliere per collegare con l'altra cassa, quindi questa è la cassa finita, non finita. Beh, questa è la cassa ed dobbiamo montarli qui. Ho una rete o un panno, vedete voi cosa potete metterci per coprire le casse. Questo è il retro, i collegamenti, quindi qua c'è il cavo jack, poi mettete una prolunga o qualcosa, comunque si può anche tirar fuori. Interruttore in rispettivo, soltanto che vale per questi due cavi, quindi interruttore per il jack non serve, perché quando spegnete le casse del computer si spegne anche questo. Ed qua c'è il foro per la presa d'aria. Ecco, siamo nel box, qua c'è il segreto alternativo, che, vabbè, la presa è scollegata, quella prolunga, e dobbiamo tagliare il pezzo frontale sulla scatola, quindi prendiamo un piccolo, si fa per dire, piccolo pezzo di compensato su cui ho tracciato già le linee da tagliare. Quindi ora andiamo a collegare il nostro segreto alternativo e procediamo a tagliare la parte finale. Una volta tagliato dovrebbe scorrere all'interno. Si scorre. Se si mantiene scorre. Bisogna mantenerlo dritto, così scorre piano. Quindi l'ideale è una ventosa, qualcosa tipo per i vetri, per non... Vabbè. Ora procediamo a fare i furi per le nostre casse. Io ho intenzione di mettere in questo modo tre altoparlanti, ce ne sono né woofer e né tweeter, quindi fungono da tutte e due. Quindi facciamo un contorno. Ed ora con la cosa circolare andiamo a trapanare su per giù il centro del nostro cerchio.